partecipa al Luna Park del basket, un'importante manifestazione che ha coinvolto circa 500 bambini delle scuole elementari di Agrigento. Totò Moncada, veramente una bella festa. Sì, ma il merito è tutto dell'Arca di Noè. Noi, voglio dire, collaboriamo con loro ormai quasi da sempre e questo palazzetto sta diventando sempre più la casa del basket e quindi sono contento anche vedere tutti questi bambini e l'allegria che ci mettono e speriamo che nel futuro da questo gruppo esca qualche campione, qualche campioncino e che comunque ci siano molti campioni nella vita. Già se ne vedono alcuni negli under 14 comunque. Sì, sì, quest'anno ci stiamo prendendo abbastanza soddisfazione in tutti i settori e anche nel settore giovanile e questo almeno come dire, ci fa passare le stanchezze di un momento ecco, di difficoltà di natura che si vede all'esterno e di altre scelte che stiamo facendo nel lavoro, però penso che alla fine questo vada fatto e vada continuato a essere fatto. Toto, siamo in finale. Sì. E penso che quest'anno aspettiamo ancora qualche giorno, però penso che sarà un bel giugno. Ecco. Chi vuoi, il Martina o il Reggio? Ma voglio dire, il Reggio ci consentirebbe in tanti di andarci a vedere anche la partita la partita di mezzo. Martina è un po' più distante, quindi è più difficile. Però dico, ecco, per noi l'uno vale l'altro. Il sogno si sta avverando. Sì, sì, sono contento. Riccardo, una bella sorpresa, 500 bambini, insomma è andata tutta bene. Devo dire che è andato molto bene, grazie a voi che siete qua per testimoniare questo spettacolo unico, penso. 500 bambini delle scuole elementari di Agrigento che sono qui perché in qualche modo si sono avvicinati, siamo riusciti a farli avvicinare alla pallacanestro. Grazie alle collaborazioni importanti, quelli dell'Arca di Noè, quelli del Basket Empedocle, quella lì del CONI, grazie alle tre scuole che hanno partecipato, Vincenzo Reale nella figura del suo preside Roberto Navarra, Alessio Di Giovanni nella figura del suo preside Alfio Russo, l'Anna Frank nella figura del preside Guido Guidi. Grazie alla Fortuna Agrigento Moncada perché crede in questo progetto, sta investendo, stiamo lavorando, questo è il primo step, speriamo l'anno prossimo di fare meglio. Fortitudo in finale, under 14 regionale, questi bambini, veramente un grosso lavoro. Sì, ma non è finita, anche gli esordienti vanno alla finale regionale, l'under 13 per un pelo non è andato alla finale regionale, l'under 14 ha vinto la finale regionale e va alle finali nazionali di Bormio, l'under 15 ha fatto le finali regionali, l'under 17 ha fatto le finali regionali, l'under 19 ha fatto le finali regionali. Devo dire che siamo sulla strada per lavorare in un certo modo. Siamo molto contenti. Ti ripeto, questo era il primo passo. Adesso cercheremo di crescere in qualità oltre che in quantità e negli anni futuri l'obiettivo è quello di fare diventare il settore giovanile della Fortitudo Moncada un sistema, un modo di lavorare, un modo di pensare, un modo di essere in campo e fuori dal campo e speriamo di avere, come diceva il presidente Moncada, non solo tanti giovani campioni di basket ma anche tanti giovani campioni nella vita. Bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi.